prendiamoci l'impegno, il maggio dei, che è questo, il maggio dei libri ha un tema, il maggio dei libri è una grande cornice, diciamo, che abbiamo ideato col Centro per il Libro per raccogliere una delle stagioni in maggio, la primavera italiana, più dense, più fitte di appuntamenti in giro per tutto il paese. Tra l'altro il principale si svolge non distante da qua, che è il Salone del Libro di Torino, che è la principale manifestazione del libro, della lettura, ma dire della cultura del nostro paese. Il maggio dei libri sono centinaia, ormai migliaia di manifestazioni diverse che si svolgono. Gli abbiamo dato, abbiamo proposto a chi li organizza un titolo, il titolo è Contemporaneamente, ma il sottotitolo Leggere per comprendere, che ci sta a cuore, perché oggi la lettura è un fattore fondamentale, il libro è un fattore fondamentale di una comprensione della realtà che si è fatta molto difficile e anche di una resistenza o resilienza alla realtà che si è fatta complicata. Veniamo da una pandemia, ma abbiamo di fronte un'altra sfida, che è un'invasione criminale che è vicina, diciamo, geograficamente, ma soprattutto politicamente, emotivamente a noi. E quindi siamo di fronte a tutti noi, siamo di fronte a dei traumi. Noi dovremmo condividere questa dimensione, che capisco che a volte è profonda, a volte è silenziosa, ma viviamo un'epoca traumatica, politraumatica, direi. Abbiamo avuto l'emergenza ecologica, che è sotterranea, ma la più drammatica di tutti, una transizione del lavoro, delle tecnologie, che qui avete vissuto anche pesantemente in questi territori. Abbiamo avuto una pandemia che ci sembrava l'episodio culminante, adesso abbiamo una guerra vicina a noi, insomma, da tanti punti di vista, anche perché la vediamo, la possiamo vedere. Tutto questo fa di noi, ci crea una fragilità. Penso che tutti noi dobbiamo assumerci il tema della nostra fragilità personale, della nostra fragilità collettiva. Ecco, io penso che il libro, la lettura, oggi deve sfidare questa situazione, deve essere una delle risposte possibili. Non è ignorare questa vulnerabilità che abbiamo scoperto essere così radicale, ma trovare insieme le forme per rispondere. Rispondere ciascuno di noi. Io penso che il libro è una grande cura, anche dell'angoscia, anche della solitudine. Il libro è una